Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Da questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha fatto dono del suo Spirito e noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in Lui ed Egli in Dio. Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore di Dio che ha per noi. Dio è amore, chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. Per questo l'amore ha raggiunto in noi la sua perfezione, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, perché come è lui, così siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è timore, al contrario, l'amore perfetto scaccia il timore. Perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Se uno dicesse io amo Dio e odiasse il suo fratello è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede non può amare Dio che non vede. Questo è il comandamento che abbiamo da Lui. Chi ama Dio, ami anche il suo fratello. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Continuiamo queste splendide meditazioni sulle lettere di San Giovanni, che è l'apostolo dell'amore di Dio. L'apostolo che più degli altri è entrato dentro al mistero più profondo di ciò che Dio è, non dobbiamo mai dimenticare che San Giovanni durante l'ultima cena ricevette il privilegio di posare il capo sul cuore di Gesù, su quel sacralissimo cuore che adesso tra un paio di settimane cominceremo a adorare con tutto il fervore possibile e che era sorgente umana, chiamiamola così, dell'amore divino che lui proprio sentito, ecco, e c'è entrato in contatto tangibile, quasi corporeo, insomma. Ed era l'apostolo vergine tra le altre cose, quindi essere vergini, l'abbiamo meditato di chi c'era durante il pellegrinaggio, e dispone a quella forma interiore più importante di virginità, che è quella purezza totale di affetti, di disposizioni e di altro, e capace di accogliere, di conoscere, di conoscere e accogliere anzitutto l'amore di Dio, di essere proprio bruciati dal suo amore per iniziare a vivere di solo amore. San Giovanni questa cosa era talmente viva, so se è stato già oggetto di riflessione durante queste meditazioni, che al termine della vita c'è un celebre aneddoto, ma un aneddoto reale, quindi è un fatto vero. Giovanni era molto anziano perché dovette recuperare nell'evangelizzazione il tempo in cui ebbe l'altro privilegio, beatissimo lui, di stare per circa 20 anni in compagnia della Madonna prima della sua assunzione. Ha avuto una sospensione, diciamo così, dall'attività apostolica, una dispensa divina per poter assistere la Beatissima Vergine Maria fino a quando rimaneva sulla terra, quindi ha dovuto recuperare dopo una vita particolarmente longeva. E il Signore toccò talmente tanto, insomma, bruciò talmente tanto il suo posto, che al termine della vita, quando i discepoli gli chiedevano, Padre, ci dico una parola, lui rispondeva sempre, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Diceva sempre così. E qualche volta qualcuno diceva, va bene, va
abbiamo capito, ecco, ma ci può dire qualche altra cosa oltre a questo? E cos'altro volete che mi dica? È il suo comandamento, che io non ho altro da dire. Lo abbiamo sentito, insomma, anche in questo passaggio, no? Purtroppo l'amore, purtroppo, è cosa di cui molto si parla, ma ben poco si capisce e ancora meno si vive, se volessimo essere proprio precisi. E si scambiano per amore cose che tutto sono perché amore, insomma, la stragrande maggioranza delle volte, unilaterali, egoistiche, ricerche di interesse o di piacere, insomma. Quindi si comprende poco di quello che è l'amore e poco lo si vive. L'amore è mettere, come dire, l'altro al centro dei propri interessi, realmente, disponendosi tutto al suo bene, operando per il suo bene, dando e dandosi, offrendosi per il suo bene. Dice San Giovanni giustamente: noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Significa che se tu non hai in qualche modo vissuto, sentito, percepito, certamente nella fede, ma le cose che si percepiscono nella fede non sono chimere, d'accordo, oppure cose etere, astratte, ecco, lontane, inconsistenti. Ma le cose che si vivono nella fede sono le più profonde, le più reali, le più vere, le più trasformanti. Noi non possiamo parlare né comprendere l'amore se non abbiamo fatto esperienza dell'amore. Non esperienza certamente come si intende nel parlare con noi, no? È sempre un orizzonte di fede. Santa Teresina diceva che la Chiesa ha un cuore bruciato dall'amore, folgorato, e sappiamo che a livello mistico, ecco, quando Gesù vuole proprio imprimere in maniera fortissima, suavissima e soprannaturale proprio il suo amore in un cuore, e questo è il caso più succede per quello di Santa Teresa d'Avila, c'è proprio la trasverberazione, c'è una freccia che parte dal cielo, una freccia vera, e trafigge il cuore, proprio realmente. È un fenomeno mistico, ma un fenomeno reale. E la persona che vive questa cosa non capisce più niente, insomma, è completamente incessantemente arsa d'amore per Dio e quindi poi piena d'amore verso tutti. Allora sempre un movimento che parte dal cielo, arriva a noi e poi al cielo torna e sui fratelli si espande, appunto perché c'è questo motore. Ecco perché nella teologia di San Giovanni è fondamentale il termine rimanere, stare, d'accordo? Quindi proprio essere fissati, fondati nell'amore. Come facciamo? Noi stiamo qui davanti a Gesù Eucaristia. Uno dei motivi fondamentali per cui stiamo qui davanti a Gesù Eucaristia è questo. L'adorazione eucaristica è il vertice, cioè uno se vuole abbronzarsi deve andare sotto il sole, d'accordo? Deve stare sotto il sole. Noi l'amore di Dio ce l'abbiamo veramente presente nell'Eucaristia, perché nell'Eucaristia c'è Gesù, è Gesù. In molti miracoli eucaristici sappiamo che l'ostia si è trasformata in membrane del cuore di Gesù. Quindi certamente un'esperienza di fede, ecco, ma davanti all'Eucaristia, se in quanto impariamo a starci, a rimanerci, anche nel più assoluto silenzio, a volte anche senza molte indicare tante parole, qui conosceremo qualcosa dell'amore di Gesù, non solo qui, ma anche qui. L'altra fonte di conoscenza e di esperienza dell'amore di Gesù è l'essere a contatto con la sua parola,
anzitutto la parola di Dio attraverso la Bibbia, ma anche le tante parole che ci arrivano attraverso le vite, gli scritti dei santi, sono tantissime, ecco, esperienza buonissima, insomma, della vita di tanti fedeli, di santi stessi, che per loro ci sono state delle formulazioni arrivate attraverso uno scritto di un santo, uno scritto di una mistica o di un mistico attendibili, la vita anche di un santo. Tanto quanto, se uno non è ancora vissuto questo contatto con l'amore profondo di Dio, bisogna cercarlo. Certo, noi possiamo imporci di amare il Signore, no? E di amare il prossimo, e entro certi limiti, sappiamo che è anche comandato, quindi c'è un certo margine in cui possiamo anche, come dire, fare degli atti di volontà, sforzarci e arrivarci, quantomeno non facendo del male al prossimo, quantomeno dando a Dio quel minimo, ecco, di diritti che ha su di noi, no? La messa domenicale, con la preghiera almeno mattina e sera, non insultando il suo nome con le bestemmie, con il giuramento falso, insomma, non andando dietro a idoli o peggio, insomma, cose strane, insomma, magie, stregonerie o roba del genere. Però vivere nell'amore è un'altra cosa, lo vediamo questo qui, no? San Giovanni ci dice tutti una cosa: come d'accordo se tu stai nell'amore, del tuo rapporto con i fratelli. Il rapporto con i fratelli si percepisce. L'amore fraterno, che è bellissimo, era il modo con cui Gesù e Maria trattavano tutti, trattavano le persone. Quindi pieno anzitutto di rispetto nei confronti del prossimo, no? Rispetto al senso etimologico, quindi sapere che stai dinanzi ad un altro, da cui e persona stessa è sacra, l'anima la crea dal Signore, e in quanto anima è qualcosa di unico, di creato da Dio, di lavato dal sangue di Cristo, quindi su tutte le anime Gesù ha voluto spandere oggettivamente il suo sangue. Purtroppo tutte lo accolgono, ma per ciascuna di esse Gesù ha versato il suo sangue. Quindi il profondo rispetto, il garbo, la cortesia, l'affabilità, la cordialità, l'attenzione a non umiliare, a non mortificare in nulla, no? Cioè, quando il Signore ci dona la grazia, qualche volta è successo, di conoscere persone avanzate, diciamo così, nella vita teologale, quindi che davvero vivono e cominciano a vivere la carità, uno vede subito, se ne accorge immediatamente, è uno stile completamente differente. Ecco, chi vive quello, tu puoi stare certo che hai fatto un'esperienza autentica di Dio, sicuramente, perché la nostra umanità, le nostre passioni, le nostre cose, è impossibile che ci consentano di essere sempre così con tutti, anche con le persone antipatiche, con chi ci turba, ci disturba, ci dà fastidio, c'è la mentalità lontana dalla nostra, ma non lo faremo mai sulla base delle nostre semplici forze. Ma chi fa questo è perché certamente ha conosciuto l'amore di Dio. E se fa questo nei confronti del prossimo, possiamo stare certi che il suo personale rapporto con Gesù, con la Madonna, con la Santissima Trinità o chi vogliamo, è di alto livello. Di alto livello significa che, come chiamate per tutti, l'amore di Dio coinvolge tutte le dimensioni della persona, quella affettiva, quella intellettiva e quella anche, diciamo così, delle energie che si investono sotto tutti i punti di vista, ma adesso abbiamo tutto, con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, ci abbiamo detto, no? E qui la vita cristiana è questa, ecco perché Sant'Agostino diceva, semplificando, no? Ama e fa quel che vuole, ma attenzione, si parla di questo amore. San Giovanni dirà che, no, è San Paolo che dice questo, ma l'amore non fa nessun male al prossimo, è pieno compimento della legge dell'amore. E San Giovanni aggiunge che altra spia che possiamo comprendere che stiamo nell'amore e concludiamo la meditazione. Finiscono le paure, l'amore perfetto vince il timore. Cioè, chi ama non
non agisce più per paura di niente, di nessuno, non agisce per paura di Dio. Dio non bisogna avere paura. Chi ha paura di Dio è perché Dio è lontano da lui, d'accordo? E teme i castighi, e tutti i tanti non c'era, anzi adesso non c'hanno manco più paura di Dio, cioè, no, ma magari, no? Questa è una forma molto imperfetta, ecco, certamente da superare, ma c'è qualcosa, no? Ma chi ama non c'ha paura di Dio? Ma chi ama non c'ha paura neanche del prossimo? Nel senso che non concepisce il prossimo come una minaccia, come un nemico, le teme il giudizio del prossimo, a questa, diciamo, semplicità essenziale che caratterizza tutto il suo tratto, tutti quanti i suoi rapporti. Quindi, quando l'amore riempie, la paura finisce. Anche la nostra vita di fede o interpersonale non può basarsi sulla paura o sulle paure. Quando queste cose sono presenti dentro di noi, ancora, siamo lontani dall'amore di Dio. E siccome nessuno può dare quello che non c'ha, dobbiamo dire a noi stessi: bene, la prima cosa che fai, il bel regalo che vuoi farti, apri tutte quante le fonti possibili attraverso cui l'amore di Dio ti possa toccare e ti possa raggiungere. Noi non sappiamo quando questo accadrà. Potrebbe darsi che questa sera qualcuno di noi esce liberamente trasformato dall'amore, può darsi di no. Può darsi che una persona, prima che sente qualche cosa, che si sente colpito, non lo so, passano anni, letture su letture, orazioni su orazioni, e poi arriva un bel giorno. Questo noi non lo possiamo sapere. Però certamente è importante per chi desidera vivere una vita cristiana degna di questo nome, profonda, e capace di incidere la sua esistenza, che si metta in condizioni di poter consentire a Dio di fargli arrivare, ovviamente nella fede, la percezione profonda, il contatto con il suo amore. E solo questo trasforma completamente la nostra vita e i nostri cuori. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.